Allora, dopo gara Real Podegora Sporting Giovani Risorse, si chiude con un pareggio questa tanto attesa sfida. Già l'anno scorso due squadre che comunque si sono date battaglia nel campionato provinciale si sono ritrovate in ambito regionale per la prima volta di fronte, però solo un pareggio per tutte e due le squadre e molta delusione soprattutto in casa Real Podegora. Beh sì, ovviamente puntavamo a portare, giocando in casa, puntavamo a prendere i nostri tre punti. È una partita viziata sicuramente da una conduzione, non vorrei usare dei termini, però una conduzione non all'altezza della partita, perché comunque delle cose inguardabili che hanno comunque viziato questa partita. Dal nostro conto abbiamo cercato di dare il massimo dall'inizio alla fine e continueremo così, insomma non è sicuramente una partita che cambia le nostre prospettive. C'era grande attesa, abbiamo credo dato anche un buon spettacolo perché c'è stata una partita abbastanza altalenante da ambo le parti. Ecco, in vantaggio noi, mister, poi... bravo, esatto, subito avvio di gara bruciante, pochi minuti, doppio vantaggio, poi c'è stato qualcosa che magari forse un piccolo calo di concentrazione e soprattutto anche disattenzioni difensive. Sì, io sottolineerei il fatto che abbiamo preso tre gol su palle inattive, un quarto gol su un fallo sul nostro giocatore spintonato che l'arbitro ha reputato regolare, per cui già questo la dice lunga sul nostro modulo, sul nostro gioco. Quattro palle inattive significa che durante il momento dell'azione insomma non ci hanno mai reso difficile la partita. Questo purtroppo è il calcio a 5, noi accettiamo anche questa partita, ma ripeto, sono contento perché abbiamo dato anche un grande spettacolo alla partita, che, a chi è venuto a vederla, perché è stata una partita altalenante. Ecco, si chiude almeno il girone di andata per quanto riguarda le gare casalinghe della tua squadra. Sabato prossimo ci sarà l'ultimo turno del girone di andata. Un piccolo bilancio lo si può tracciare, magari in questa pausa natalizia servirà qualche cosa, ricaricare soprattutto le batterie anche in un periodo dove si pensa soprattutto a stare in famiglia. No, è ovvio che adesso arriverà la parte più dura perché c'è la ripresa anche un po' della preparazione, per cui sarà una fase molto più dura. Un bilancio è, io inizio stagione alla società dissi che il nostro obiettivo era fare 20 punti all'andata e 20 punti al ritorno, quindi con 40 punti credo che... Ci siamo quasi andati vicino, considerando che abbiamo perso tanti punti per strada, anche per nostro... tante partite con tante di concentrazione in partite dove potevamo chiuderla e credo che per adesso il girone d'andata si è chiuso così come era previsto per quanto mi riguarda. Possiamo fare molto di più per la squadra che abbiamo, però ovviamente capitano anche serate di questo tipo. Allora, dove poter cominciare per analizzare questa partita? Sotto di due reti, addirittura sopra di due reti, poi un finale non proprio attento, soprattutto qualche svarione difensivo non ha funzionato. L'importante comunque almeno era ripartire e ripartire in maniera positiva. Sì, siamo partiti un po' lenti nella prima fase con pressione molto, molto lenta e coperture delle diagonali che non sono state fatte al meglio. Poi quando, dal momento in cui siamo incominciati ad entrare in partita, abbiamo alzato la pressione, siamo riusciti in qualche modo a raddrizzare la partita e a portarci sopra di due. Poi normale, i ragazzi erano molto stanchi, Martufi mi sembra ha fatto 60 minuti, Iannella ne ha fatti se non 60-50, quindi normale che verso la fine della partita ci possa stare un calo di concentrazione e anche freschezza fisica. Ecco, adesso bisognerà stare attenti in questo periodo, questa sera si sapeva, già ci sono tante persone non al meglio della condizione fisica, le squalifiche, quelle di Corbucci e di De Santis purtroppo peseranno tanto, soprattutto quella di De Santis ha pietato per tre giornate, per cui un periodo natalizio che servirà veramente per far quadrato, soprattutto per gli infortuni, ma servirà qualche cosa in più. Sì, sicuramente oggi per noi è stato un grande banco di prova perché essendo in queste condizioni, avendo anche dei giocatori nuovi e magari meno esperti, ho cercato di buttarli dentro per farli giocare, comunque sì, anche per fargli prendere condizione.
però è normale, poi adesso in questo periodo ci sarà tanto da lavorare, soprattutto nella fase difensiva, e dobbiamo partire da oggi. Ecco mister, servirà molto lavorare, ricordiamo che comunque lo Sporting Giovani Risorse è l'unica squadra della nostra provincia a rappresentarsi ancora per la Coppa Lazio, quindi gli impegni almeno per quanto riguarda subito a partire dalla metà di gennaio saranno veramente molto attaccati per voi, quindi ci servirà veramente molto di più. Sì, sicuramente sarà una stagione. Adesso inizia una nuova stagione dopo sabato prossimo con l'ultima di andata, e durante le feste natalizie cominceremo a caricare anche le pile per quello che riguarda l'ultima fase della Coppa Lazio, sperando di andare il più avanti possibile. E noi ci stiamo, comunque sia, oggi abbiamo dimostrato che nonostante siamo contati, i ragazzi hanno dimostrato un grosso carattere, perché stare sotto di due gol su una superficie del genere, un campo ridotto in questa maniera, dove noi siamo abituati ai spazi enormi, diventa difficile, però tanto di cappello, perché oggi sono stati veramente encomiabili i miei ragazzi.